Da 60 anni condividiamo pace, libertà, progresso. Uniti per agire, sognare, vivere. Siamo Europa. Incontri e spettacoli dal 12 al 14 maggio in Piazza Fiera Trento. Siamo Europa da 60 anni, dai Trattati di Roma. Da 30 anni andiamo in Erasmus, da 25 seguiamo i limiti di Maastricht. Siamo Europa è un festival promosso dal Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento e dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi in Piazza Fiera a Trento. Prima edizione nel 2017, anno di anniversari, elezioni in Europa, momento di crisi nell'integrazione del continente. La speranza viene dai giovani. Un migliaio degli istituti pavoniani italiani hanno giocato a tema Europa. Credo che già quello che hanno fatto questa mattina, appunto, questa voglia comunque di collaborare, pur essendo di realtà diverse, di province diverse, di città diverse, alcuni di città grandi come Milano, altri di piccole cittadine di provincia, però accomunati dal fatto di essere giovani, con la voglia di fare qualcosa di bello insieme, credo che già questo sia una bella lezione per tutti noi adulti, che molto spesso ci dimentichiamo di quando eravamo come loro, con la voglia di cambiare il mondo. Europa futura vorrà dire maggiore attenzione alle regioni alpine. Si sentirà parlare sempre di più di Euregio e di EUSALP. L'EUSALP è una strategia macroregionale dell'Unione Europea, pensato, ideato e avviato nel 2016. E la logica è quella di creare delle risposte o dare delle risposte comuni a delle sfide comuni. Si tratta di 7 paesi, 48 regioni, e loro lavorano insieme nella regione delle Alpi su varie tematiche che sono all'interno di 9 gruppi d'azione. I 9 gruppi d'azione hanno tematiche che vanno dall'istruzione, formazione e mercato del lavoro fino al trasporto e tante altre cose che vanno per esempio nell'ambiente. L'ufficio di Bruxelles della provincia di Trento, come sapete, la legge sull'Europa ha lanciato varie collaborazioni che sono state attivate a partire dal 2015. Nel 2017 rafforzeremo le collaborazioni con gli attori del territorio, in particolare con gli attori del mondo economico, in particolare Trentino Sviluppo IT. Stiamo avviando anche collaborazioni con i comuni e gli amministratori locali. Naturalmente stiamo consolidando un percorso di lavoro già avviato con il mondo della ricerca, quindi con le fondazioni di ricerca, l'Università di Trento e con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria. Tutto questo perché riteniamo importante che la voce anche degli attori del territorio possa essere presentata a Bruxelles attraverso anche un ruolo di coordinamento e di intermediazione della provincia. La programmazione attuale ovviamente è stata fatta prima di EUSALP, quindi può essere in qualche modo adattata, ma non è stata pensata per. Le regioni che partecipano a EUSALP credo debbano lavorare nella fase ascendente a convincere la Commissione a tenere conto nella programmazione e nelle indicazioni che verranno date, non solo per i fondi strutturali ma anche per tutti i fondi europei, anche quelli per la ricerca, l'innovazione, le piccole e medie imprese, eccetera, eccetera, a tenere conto dell'esistenza di EUSALP, cioè di un progetto che parte dalla realtà delle zone di montagna alpine, che sono forse quelle più avanti in Europa, per dare un migliore statuto europeo, un migliore riconoscimento europeo a tutte le terre alte e alle terre che hanno rapporti con loro. Quindi un'agenda per esempio europea per le zone di montagna, che è stata già chiesta dal Parlamento su naturalmente sollecitazione delle regioni, che può essere lo strumento attraverso il quale si orientano poi i flussi di fondi, le politiche, eccetera. Gianenrico Rusconi e Chiara Saraceno hanno dato il via al festival, descrivendo la storia del direttorio franco-tedesco e le differenze nel welfare tra Scandinavia, Mitteleuropa e Mediterraneo. Sabato mattina l'Europa è stata processata e condannata ad avere maggiore coraggio. Tante le accuse. Accusiamo l'Europa perché si trova in una posizione abbastanza difficile. Infatti sta trattando male le difficoltà e i problemi che sta affrontando. E infatti o si sta comportando in un modo che non è corretto verso i migranti, oppure si sta comportando appunto in una maniera
che non è corretta, né verso il loro rispetto, né comunque verso la coerenza che l'Europa, l'Unione Europea dovrebbe esprimere. Molto qualificate anche le risposte, formulate anch'esse grazie all'aiuto della Gioventù Federalista Europea. Noi parleremo principalmente del fatto che l'Europa non ha colpa se comunque i Paesi membri non sono solidali per quanto riguarda l'accoglienza. Noi cercheremo di puntare molto su questo e poi anche sugli accordi, ad esempio Dublino, le modifiche che stanno facendo per migliorare quegli accordi che l'accusa dirà non sono ancora perfetti. Difensore, ma critico, da 40 anni nelle istituzioni europee, cerca di portare avanti lo spirito di Altiero Spinelli, con il quale cominciò la sua carriera. Manca intanto lo spirito di solidarietà. Quando si è fatta la comunità, si è scelta la parola comunità perché è carica di valori morali, quando si sono messi insieme. Questo spirito di solidarietà manca fra i governi, manca anche uno spirito di fiducia reciproca e questo è molto negativo. Io sono convinto che un po' le cose stanno cambiando, nel senso che dal 25 marzo a Roma è ricominciato in qualche modo un dialogo fra i governi, che può essere una cosa positiva. I muri sono contro gli europei, che cominciano a dividersi tra loro. A dirlo è Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, nel presentare il suo libro L'assedio. Di migrazioni si è parlato più volte assieme a Europa, dal processo con i ragazzi, attraverso le foto di scappare la guerra, fino a Cécile Kyenge, che ha affrontato la strada della modifica del regolamento di Dublino. Io devo ricordare che la base di quella strategia anche per la modifica del regolamento di Dublino, che ricordiamo è quello che impone agli Stati membri di applicare l'approccio di paese di primo approdo, cioè quando arrivano le persone sul suolo europeo lì rimangano e lì fanno tutto il percorso per quello che riguarda l'asilo. 2016, mese di novembre, la risoluzione che è stata votata a larghissima maggioranza è stata scritta dalla sottoscritta. Quindi quella risoluzione conteneva la modifica del regolamento di Dublino, cioè andare verso un sistema centralizzato, non più uno Stato membro da solo come l'Italia, come la Grecia, come la Spagna, ma tutti insieme. E ritorno ancora sul concetto di più solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità. Dal mese di aprile 2016 ad oggi noi stiamo attuando la seconda parte, quindi è già in atto la modifica del regolamento di Dublino e noi ci stiamo battendo come Parlamento per andare nella direzione di quella strategia che ho scritto un anno fa. Solidarietà è la seconda parola d'ordine di Siamo Europa, un concetto andato via via affievolendosi, lasciando la scena alla priorità del mercato comune. Si è tornati oggi a parlare in Europa di solidarietà per le ragioni contingenti che tutti conoscono, ma anche perché si è finalmente preso atto che il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, ha rappresentato una sorta di tradimento rispetto all'impostazione che i quattro padri fondatori dell'Unione Europea avevano inteso. E non solo, ma anche un tradimento rispetto al famoso rapporto Delors, Jacques Delors, pubblicato nel 1989. L'Unione Europea non può e essere basata su un modello o su una matrice culturale che va bene per un paese, ad esempio la Germania, non va bene per altri paesi. Una delle ragioni per cui l'Inghilterra è uscita è anche questa. Gli inglesi hanno le loro tradizioni e hanno detto esplicitamente: noi non ci riconosciamo nel modello del doverismo tedesco. Nazionalismo, sovranismo, populismo sono il contrario della solidarietà. Nel giro di 12 mesi l'Europa si è in qualche modo blindata. Ascoltate quanti sono stati, diciamo, i confini che hanno avuto, nei quali sono sorti dei muri. Allora, da settembre 2015 ad oggi, confine tra Bulgaria e Turchia blindato, tra Macedonia e Grecia blindato, tra Ungheria e Serbia blindato, tra Slovenia e Croazia blindato, tra Slovenia e Austria blindato e sono stati ripristinati controlli alle frontiere tra la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, il Belgio, aumentati i controlli in Germania e vedremo cosa succederà al confine austriaco se mai dovesse salire al potere il leader dell'FPO nelle prossime elezioni politiche. Europa a più velocità, con il sogno della Germania e di altri paesi che si sentono virtuosi, di fare una Kern Europa, un nucleo europeo al quale si affiancano l'est ed il sud dell'Unione. Europa che non scalda molti i cuori, nemmeno quelli dei media.
L'agenda europea entra nei TG nazionali, nei media nazionali, quasi sempre per fare notizia su questioni, tra virgolette, difficili, a volte drammatiche. Pensiamo per esempio alle vicende che riguardano l'Italia, le procedure, la politica cosiddetta di rigore che viene applicata dall'Unione Europea. Avremmo molto piacere, tutti noi, e cerchiamo di farlo, di raccontare l'Europa quotidiana, cioè le storie dell'Europa quotidiana, che sono delle piccole storie, ma delle storie di successo, che anche in questi territori sono importanti e che fanno capire alla gente che l'Unione Europea comunque c'è, è vicina ai cittadini, anche se questi ultimi spesso non lo sanno. La comunicazione politica, soprattutto su Facebook, si è semplificata talmente tanto che per cui il linguaggio come quello dei meme o appunto di queste immagini che appaiono su alcune pagine internet diventano più importanti e più potenti nel dialogo pubblico rispetto alle dichiarazioni e comunicati stampa. È un po' un paradosso, diciamo. Sulla scena internazionale il Pacifico appare oggi avere più importanza dell'Atlantico. Quindi cambieranno anche i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Ci sono delle chiacchiere ovviamente, perché serve a Trump, di fronte al suo elettorato di riferimento, mostrarsi inflessibile e duro verso l'Europa, chiedere all'Europa di fare di più anche in termini di difesa, di spese per la difesa comune. Vi è però una crisi, diciamo così, del cemento atlantico, di quella collante che ha tenuto assieme Europa e Stati Uniti, ed è una crisi che ha matrici lunghe, di lungo periodo, che l'arrivo alla presidenza di Trump in una certa misura ha acuito e fino anche esasperato. Il futuro dell'Europa, secondo il politologo Sergio Fabbrini, sarà la convivenza tra le istituzioni comunitarie e le democrazie nazionali, con un governo politico della moneta. Gli stati dell'Unione dovrebbero decidere meglio quali politiche mettere in comune. Il presente di Siamo Europa sono i tanti progetti finanziati dall'Europa in Trentino. 4 sono passati per il MUSE. È un progetto finanziato con lo strumento LIFE, che l'Europa dedica ai temi ambientali e di conservazione della natura, e è inteso a seguire questo ritorno, un ritorno naturale che sta facendo il lupo sulle Alpi. Life Franca è un progetto che cerca di promuovere una cultura del rischio alluvionale, cioè un progetto che è focalizzato sulla comunicazione del rischio alluvionale. È focalizzato in Trentino e nell'ambiente alpino. Sono state scelte 3 aree studio in provincia di Trento. In queste aree verranno sviluppate una serie di iniziative per coinvolgere la popolazione e gli stakeholder e cercare di comunicare, di trovare le migliori pratiche per comunicare il rischio alluvionale. NASTEC is focused on studying native seeds for ecological restoration. So in many cases you can have degraded habitats from human impacts, for example in ski fields or on the sides of highways or in old fields that used to be grazed by domestic cattle. And the biodiversity declines in these habitats and we are restoring them using native seeds. Il progetto prevede 3 azioni pilota destinate principalmente al settore dell'educazione, al settore del business dell'industria, quindi l'industria 4.0, e alle comunità. Il MUSE è coinvolto principalmente con il Fab Lab che è all'interno del MUSE. Che cos'è un Fab Lab? È un laboratorio di fabbricazione digitale dove è possibile creare dei prototipi e delle invenzioni, quindi innovare. Ma l'Europa sostiene anche la difesa delle preziose produzioni agricole trentine. L'Europa in questo caso ha finanziato 3 diversi progetti che ci permettono di capire meglio la biologia e capire meglio soprattutto come la drosofila annusa riconosce la frutta. E quindi noi stiamo sviluppando dei sistemi di lotta integrata che proprio agiscono sul riconoscimento della frutta, cercano di impedirlo oppure cercano di mimare l'odore della frutta in modo da rendere le trappole più efficaci. In questo modo si riesce a migliorare il controllo sul territorio. Il Trentino porta la sua esperienza in materia di Open Data il 15 e 16 giugno a Malta, in una conferenza europea sulla gestione di dati e di informazioni. Tutti i dati che vanno dentro i portali dei comuni possono essere riusati nelle app, nei vari sistemi, per poter facilmente essere condivisi con altre regioni europee. Per fare questo stiamo lavorando con un programma che fa gli standard
per individuare degli standard uguali. Non solo ambiente di innovazione, ma il Trentino ha anche a San Michele il suo Carnival King of Europe. Carnival King of Europe è un progetto di ricerca europeo coordinato dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, a cui hanno partecipato nella prima fase 5 paesi e nella seconda fase, che si è conclusa nel 2012, 8 paesi europei. È un progetto che vuole valorizzare principalmente le mascherate invernali, il carnevale, in tutta Europa. E è anche un progetto di ricerca e di documentazione che viene fatta principalmente con la videocamera, quindi documentazione audiovisiva, documentazione fotografica, ricerca antropologica vera e propria, pubblicazione di libri, convegni e anche una importante mostra itinerante che ha visitato i principali partner di questo progetto. I am European. Jestem europejczykiem. Je suis européen. Ich bin Europäer. Siamo Europa. Dibattiti, approfondimenti e spettacoli sull'Unione Europea dal 12 al 14 maggio in Piazza Fiera. Segui Siamo Europa sui social.